ancora circo, ci piace molto seguire il circo, le tante strade che prende il circo contemporaneo. Una strada porta sicuramente a Grugliasco, vicino Torino, per la decima edizione di una rassegna che si intitola Sul filo del circo. Un saluto a Paolo Stratta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Paolo Stratta, direttore artistico di questa manifestazione, ma anche molte cose, direttore della scuola di Circo Vertigo, che ha sede appunto a Grugliasco, e poi Paolo Stratta rappresenta l'Italia nella Federazione Mondiale delle Scuole di Circo. Parleremo fra un po' di scuole di circo, Paolo Stratta, ma innanzitutto vorrei che lei ci illustrasse questa manifestazione, appunto anche questa ormai molto radicata a Grugliasco, nei dintorni di Torino, importante per tutta la riflessione sul circo che si svolge in Italia e all'estero. Certamente, siamo quest'anno alla decima edizione, una decima edizione che cade in un momento, come sappiamo tutti, non felicissimo per le economie culturali nazionali, e che miracolosamente, grazie a, come dire, un connubio di volontà territoriali di Grugliasco e a un pubblico meraviglioso, oltre alla nostra passione per questa disciplina, per questa realtà oramai importante in Italia, riesce ad affermarsi con un programma importante, ricco. Iniziato il 1° luglio e finirà il 6 agosto il festival, e cavalca un po' tutte le linee storiche di queste ultime 9 precedenti edizioni, a suggellare un decennale, devo dire, piuttosto importante. Ecco, quindi non fa una scelta precisa, come dire, ideologica, nell'ambito delle varie nuove strade percorse dalle arti della pista. La scelta ideologica c'è, ed è quella di non affermare che il circo contemporaneo sia uno stile o un cliché, quanto che il circo contemporaneo sia una scoperta quotidiana della nuova creatività. E quindi il festival è una cassa di risonanza, mette a confronto compagnie storiche, nuclei storici di circo, sia attraverso la presenza di enti formativi francesi, e la nuova creatività mondiale, attraverso anche l'ultimo appuntamento del 6 agosto con il concorso per giovani artisti di circo. Allora, ascoltiamolo un giovane artista di circo che è Michael Capozzi. Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ci riveli la sua età. Io ho 23 anni. E lei ha studiato alla scuola di Circo Vertigo di Grugliasco, vero? Sì, io sono uno dei ragazzi che esce quest'anno dal secondo anno di formazione, cioè l'ultimo. E cosa le ha fatto venire in mente di iscriversi a una scuola di circo? Lei viene da una famiglia circense? No, assolutamente, tutt'altro. E diciamo che io sono sempre stato appassionato dell'arte dello spettacolo fin da bambino. E da bambino volevo fare l'imitatore, il comico, e poi nel corso degli anni, sperimentando e scoprendo un po' vari aspetti varie forme di spettacolo, come i videoclip, i cortometraggi, gli spettacoli teatrali, gli spettacoli su trampoli, e lavorando in compagnia e formandomi e scoprendo varie forme tutti i diversi aspetti di questa arte, ho deciso che secondo me un artista, per poter salire su un palcoscenico teatrale piuttosto che per poter entrare a far parte di un set cinematografico, quello che sia, ritenevo avesse bisogno di una formazione più ampia. Non quindi, c'è dubbio, l'approssimazione in questi casi non paga. Secondo me no, e quindi... Cosa ha trovato di interessante in questi suoi studi poi alla scuola di Circo Vertigo di Grugliasco? Ma tante cose, sicuramente è molto interessante scoprire la realtà del circo contemporaneo, perché io non ero veramente a conoscenza, e tramite la scuola ho veramente avuto modo di esplorare tanti aspetti di questa forma d'arte, che purtroppo in Italia secondo me non è ancora molto ben conosciuta, ma che è meravigliosa. E poi è chiaro che si fa un lavoro sul corpo, sull'emotivo, su se stessi, è sempre un modo molto interessante per conoscere se stessi e per migliorare quella che è anche la fiducia nelle proprie capacità, nel approfondire ogni forma di arte, diciamo, ogni forma di questo. Quindi io chiederei a Paolo Stratta come è impostata questa scuola di circo. Paolo Stratta, ci sente? Sì, sono ecco, qui. Sì. Le chiedevo come è impostata la scuola di Circo Vertigo?
Diciamo, la scuola è impostata su un biennio diviso a sua volta in due segmenti molto netti: la formazione in aula, quindi con maestri internazionali delle arti circensi, quindi si esplora l'acrobatica terra, l'acrobatica aerea, tutta l'area degli equilibri con maestri come Arian Miluca, che ha fondato l'Università di Circo di Bruxelles, e una seconda parte, che è quella in cui siamo impegnati adesso, di esperienza pre-professionale in cui gli allievi, che domani saranno sui palcoscenici e nelle piste di tutto il mondo, hanno la possibilità di misurarsi con il pubblico vero, con la scena vera, con il caldo, il freddo, l'umidità, i luoghi all'aperto, al chiuso, in modo che escano da una scuola non come da una bolla di sapone, certo, ma da una vera e propria fucina in cui quotidianamente si sperimenta sulla propria pelle con le cicatrici anche del mestiere, quello che domani sarà la vita del circo. Anche perché il circo è quella forma d'arte, di spettacolo, che ha una maggiore forza d'impatto, che è fatta di una perfezione tecnica che non può mancare, quindi si rischia molto di più nell'entrare in pista che non nell'entrare, potrei dirlo, magari qualche attore contesterà questa mia affermazione, che non nell'entrare su un palcoscenico. Senta, ci scrive Giorgio da Pavia al 335-56-34296, forse Giorgio vuole diventare un allievo di questa scuola di circo, ci chiede un recapito, un sito internet. È molto semplice, scuoladicirco.it. E sul sito si trovano tutte le informazioni nell'area corsi, tutta la procedura per appunto fare la domanda di partecipazione alle selezioni, che saranno a settembre, e scrivendo a selezioni@scuoladicirco.it, la seconda C di circo è una K che indica kinema, il movimento, quindi il montaggio delle attrazioni del circo, si può appunto essere seguiti puntualmente e avere tutte le informazioni per venire da noi a essere selezionati. E allora auguri anche al nostro giovane ascoltatore per il suo futuro di circense. Michael Capozzi, Cirque Déco, uno spettacolo che ha parecchie date in tournée, 40 date addirittura, che sono tantissime per uno spettacolo italiano, in tournée fra l'Italia e l'estero. Di cosa si tratta? Ma si tratta di uno spettacolo... Dunque, intanto si tratta di una, diciamo, di una conclusione di un percorso di formazione che è quello della scuola del secondo anno. Io credo che, tra l'altro, la nostra scuola sia una delle uniche al mondo che ci dà la possibilità di entrare veramente in maniera così diretta nel mondo del lavoro, già tramite il nostro tirocinio formativo obbligatorio, che è appunto questa tournée di spettacoli che ci ha portato a conoscere variegati posti, vari e variegati posti in Europa, in Italia. Certo. E adesso appunto siamo in tournée. Ecco, ma appena un accenno all'aspetto, mi perdoni, ma siamo in chiusura, l'aspetto artistico. Come si presenta il Cirque Déco? Cosa succede? Che veste esteriore propone? Il Cirque Déco, diciamo che è un po' una rivisitazione del circo classico tradizionale, che però incontra anche vari aspetti del circo più contemporaneo, quindi diciamo che si rivedono un po' i personaggi del circo, i fantomatici personaggi del circo di un tempo, che però in veste più contemporanea interpretano vari ruoli, con un clown bianco che, diciamo, che è un po' il collante di tutta la storia di questi personaggi che danno vita poi allo spettacolo, che si replicò Paolo Stratt dal vivo con, Paolo Stratt, è lei il clown bianco? Clown bianco no, è proprio Michael Capozzi. Perché Michael suo passato c'è anche il costume bellissimo del clown bianco. Io nasco come attore di teatro e come clown bianco, in Cirque Déco è proprio Michael a prendere questo testimone, suonando anche la tromba, ed è l'appuntamento del 3 agosto del nostro festival. Ecco, mentre questa sera siete, se non sbaglio, vicino Roma. Questa sera siamo vicino a Roma, siamo ancora in tournée che si concluderà poi ai primi di settembre a Ginevra. Abbiamo toccato Italia, Francia, Svizzera e Slovenia. E questa sera siamo dove? Ci dica il... Questa sera siamo a Veroli, stiamo a che guardando ora? Il cielo sopra di noi. Alle 22.30 inizia lo spettacolo. Bene. Allora, un invito per i nostri ascoltatori. Un invito a questa sera e al 3 agosto a Grugliasco, e un ringraziamento a Radio 3. Grazie a voi, grazie a Michael Capozzi, buon lavoro. Grazie mille. E grazie a Paolo Stratta, direttore artistico e clown bianco. Arrivederci. Grazie, a presto.